Senegal, qui abbiamo tutto il mondo, Asmara, Maurizio, Senegal. Che spettacolo. Poi dice che non sarà d'accordo tra popoli di oggi. Lo chiamano SNI, servizio notturno itinerante. Ieri sera a Roma sono uscite 5 macchine con oltre una dozzina di volontari. Da anni la Caritas mette in campo i suoi operatori più generosi che sfidano il freddo dell'inverno per andare incontro a chi ha il gelo nel cuore. Vanno a cercare chi vive in strada, offrono coperte e sacchi a pelo. Qualcuno riescono anche a convincerlo a varcare la porta dell'ostello della stazione Termini. Ma non sempre è facile, persino per i volontari di lungo corso. Però la realtà è questa qui. Si creano a barriera, una difesa che non vogliono assolutamente che nessuno la scalfisca e si intrometta in quello che adesso è il loro mondo, isolati da tutto quanto. È un servizio a mani vuote, non distribuiscono denaro o pasti, ma in queste notti ghiacciate regalare un sacco a pelo va oltre il gesto materiale. Significa calore umano, significa tentare di riallacciare quei rapporti di vicinanza perduti nella vita di strada, significa aiutare a riprendere i contatti con la società, da cui senza tetto si sentono rifiutati. Sicuramente la nostra vicinanza. Perché dormire per strada rappresenta una situazione di grande difficoltà per queste persone. Quindi il nostro affetto, il nostro calore nonostante questo freddo.